Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. Questo è un tutorial, diciamo, che può essere molto utile per parecchie persone. E molte volte capita che facciamo delle foto e il cielo, per via della luce, non viene molto bene. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna andare a procedere a fare la color correction della fotografia in modo che facciamo uscire il celeste del cielo. In questo tutorial vi spiego che non utilizzerò Camera Raw perché voglio farvi vedere come si può utilizzare semplicemente con le funzioni interne di Photoshop, ma non della Camera Raw. Andiamo ad aprire la foto con questo cielo bruciato. Allora, come vedete, questa foto è venuta con questo cielo bruciato che non si vede. Allora, per fare questa correzione, di questa foto, dobbiamo semplicemente andare a utilizzare i filtri colore. Allora, innanzitutto andiamo qui sulla ad aggiungere la luminosità e contrasto. Andiamo sulla luminosità e contrasto e andiamo, vedete, ad abbassare il contrasto. Stessa cosa anche per la luminosità. Dobbiamo cercare di scurire la foto in modo che il cielo, come vedete, già comincia a uscire. Andiamo poi sui valori tonali. Andiamo sul valore tonale del blu. Qui andiamo verso sinistra, come vedete, qui andiamo a ritoccare il blu. Ok, ora prendiamo il pennello dalla punta sfumata e andiamo a lavorare, vedete, sulla maschera del livello e andiamo a cancellare tutto quello che non è blu. Quindi la sabbia ci deve essere con il colore e quindi andiamo a modificare il colore della sabbia, quindi andiamo a cancellare questi pezzi in modo che resta attivo solo il blu. Quindi anche il mare lo lasciamo nel blu perché comunque il mare anche è leggermente blu. Fatto questo, andiamo adesso sulla correzione colore selettiva. La correzione colore selettiva dobbiamo andare a lavorare sul ciano, che è il celeste, e andare, vedete, a modificare, quindi ad aumentare il celeste. Come vedete, il cielo già sta cominciando a uscire. E aumentiamo anche il magenta per fare in modo che esce un cielo bello forte. Il giallo lo portiamo di meno. E aumentiamo, vedete, anche il nero. Andiamo adesso sul blu. Dobbiamo andare a fare la stessa cosa. Vedete, andare a aumentare il ciano, il magenta e abbassare il giallo. E andiamo ad aumentare anche il nero. Andiamo adesso nei bianchi. Nei bianchi dobbiamo andare, vedete, ad aumentare, vedete, il bianco. Come vedete, il cielo già sta uscendo fuori. Dobbiamo cercare però di non fare troppi movimenti. Torniamo di nuovo sul blu, perché vedete che qui si stanno creando delle macchie, quindi dobbiamo semplicemente abbassare il magenta. Torniamo sul bianco e andiamo ad aumentare il bianco. Il giallo lo dobbiamo togliere perché le nuvole stanno diventando gialle. Il magenta lo diamo di poco. E abbassiamo anche il nero, non di troppo. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Qui prendiamo adesso il pennello dalla punta sfumata, questo qui, e abbassiamo, vedete, l'opacità, in modo che dobbiamo andare a togliere, vedete, il viola, perché adesso il mare è venuto troppo chiaro, cioè troppo celeste, e andiamo a schiarire, vedete, un po' il mare. Andiamo a prendere queste tre immagini e le portiamo in una cartella. Come vedete, prima era così, adesso ha un cielo che si può vedere in foto. Ora andiamo sempre qui e andiamo ad aggiungere la curva, ad aggiungere il filtro di curva. Andiamo sempre nel blu. Questa volta non andiamo a aumentarlo di molto, perché comunque già è uscito. Ok, fatto questo, andiamo adesso sulla maschera del livello. Come vedete, dobbiamo andare a cancellare con il pennello sul mare. Prendiamo una selezione, essendo comunque una cosa molto netta, e andiamo, vedete, a cancellare anche in questo modo. Prendiamo il pennello
e andiamo, vedete, a cancellare anche qui. Come vedete abbiamo fatto uscire la foto. Ora voglio fare un effetto particolare. Andiamo a creare un nuovo livello. Ora andiamo qui a mettere due colori. Andiamo a mettere il celeste da una parte, il celeste, vedete questo qui, e dall'altro lato un rosa. Andiamo a prendere lo strumento sfumatura, questo qui che va dal rosa, vedete, al celeste, e andiamo dall'alto verso il basso e creando questa sfumatura la portiamo sotto a tutto, ma sopra il livello della foto, e l'andiamo ad abbassare di luminosità, vedete, proprio di poco. Mettiamo scolora e diamo un effetto un po' più opaco. Poi questa è una cosa facoltativa, voi potete anche non inserirla. Prendiamo la taglierina, tagliamo un po' di foto in modo che abbiamo creato la nostra foto. Come vedete, prima era così, adesso è diventata così. Spero che questo tutorial vi possa essere utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!